soddisfatti se non abbiamo un'abitazione adeguata per poterci abitare. Soddisfatto non ci posso essere, però mi stanno dicendo che è una cosa provvisoria, un monovane dove mettermi con mia moglie e i miei figli, e infine che mi trovano una sistemazione di un alloggio. Spero che non sarò dimenticato in questo luogo dove che mi portano, perché vivere in mezzo ai neri, vi lascio immaginare a voi che siete palermitani, che non hanno una disciplina come noi di essere educate e tante cose, per quello che si vede in mezzo alla strada, hanno il fatto di bere. E tenere una famiglia in mezzo a queste persone non è tanto bello. Spero che il comune e chi di competenza, il dottor De Luca Orlando, prenda in considerazione la cosa il più presto possibile di farci avere un alloggio più adeguato, soprattutto per mio figlio che è ammalato, che non prenda ansia nel luogo dove ci porteranno. Su questo punto di vista poi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a farmi avere questo discorso di sistemazione. Mio figlio insomma non tanto bene, è preso di ansia, tutto qua. Non l'ha presa bene bene. Mi hanno detto che era un discorso di una settimana, trovare un alloggio provvisorio per qualche settimana, che poi mi davano una casa adeguata per poterci vivere con mia moglie e i miei figli. E ora sta a vedere se sono chiacchiere o realtà. Ci rimane questo punto interrogativo. Mi hanno detto che era un discorso di una settimana. Sta a vedere se è verità o meno. C'è stato l'intervento di una serie di persone, a partire dal Consiglio Comunale, diversi consiglieri comunali sono intervenuti per trovare una soluzione alla famiglia, a partire da Nadia Spallitta, ma devo dire anche di altri consiglieri che sono dimostrati sensibili alla questione della famiglia d'Andrea. Ha garantito l'assessore un mini appartamento a disposizione della famiglia. È una soluzione che è arrivata, purtroppo ci aveva messo sotto stress a tutti per un certo periodo. Io spero che questo rappresenti un segnale di disponibilità da parte del Comune a risolvere un problema che è sempre in crescendo in città. Siamo disponibili al confronto, al dialogo per trovare soluzione a queste emergenze nella nostra città. Ci hanno garantito che è un mini appartamento a disposizione della famiglia. Io so che il numero civico è adiacente ad un centro della Caritas. Ci hanno comunicato stamattina mentre eravamo qui, e quindi non abbiamo potuto vedere effettivamente l'appartamento messo a disposizione. Mi auguro che risponda alle esigenze della famiglia.